Buonasera amiche, ben ritrovate sul mio canale. Questo è un video in collaborazione con la BBCraft. Andremo ad utilizzare le filigrane che ho ricevuto per la collaborazione dalla BBCraft. Questo è il codice e vi metto giù nell'info box o nelle schede il link del video in cui mostro tutte quante le filigrane, perché ovviamente io qui ne ho utilizzate soltanto due tipologie. Oggi insieme andremo a realizzare questo modulino che vedete qui, ora ve lo mostro da vicino, eccolo, realizzato con 8.0, 15.0 e Gem Duo, e poi lo andremo a cucire con il filo Miyuki al di sopra della nostra filigrana. Questo modulino è lo stesso che io ho utilizzato per gli orecchini Pintadera, che sono questi, di cui poi vi metterò il tutorial appena riuscirò, insomma, a girarlo. Come vedete, in questo caso io avevo utilizzato dei perni già filigrana, però ho pensato di fare noi degli orecchini con il perno utilizzando sempre le filigrane che ci sono all'interno del nostro kit della BBCraft. Quindi, ovviamente questo non vi farò il tutorial perché penso sia veramente inutile. Al massimo vi farò alla fine del video qualche scatto fotografico, ma quello che ci interesserà è come poi mettere il perno sul retro e renderlo effettivamente un perno a lobo, quindi un elemento a lobo decorato con le perline, con al di sotto la nostra filigrana, e poi eventualmente vedremo strada facendo andare a mettere delle gocce al di sotto in pietra, che ancora ovviamente non ho deciso, lo sapete, io non decido mai a priori, ma vado strada facendo. Cosa dire, queste filigrane sono veramente bellissime e considerate che veramente quando vengono decorate si può veramente poi spaziare e realizzare delle collane, anche per esempio utilizzando un elemento a farfalla. Aspettate, utilizzando una delle farfalle, eventualmente mettendo un centrale con le perline, oppure mettendo un'altra filigrana come questa decorata al centro, con le stesse filigrane, bombandole leggermente con l'ausilio di un elemento cilindrico, che poi fosse per esempio un bicchiere, andiamo ad adagiare e ad incurvare le nostre filigrane, potremmo realizzare degli splendidi, scusate, bracciali in questo modo, alternando le varie filigrane decorate. Questo ovviamente starà veramente alla vostra fantasia. Anche per esempio con quelle rotonde che ci sono all'interno del kit. Ora ovviamente questo è un mio orecchino vecchissimo, i miei orecchini Armor, che si adagerebbero perfettamente all'interno delle filigrane. Quindi se non avete idea di un modulino da realizzare per le filigrane rotonde, sappiate che il modulino Armor andrebbe fatto ovviamente con l'oro, andrebbe perfettamente incastonato con un'aggiunta di una goccia. Se riesco alla fine del video, se riesco a montare un armor con l'oro, vi mostrerò anche questi altri realizzati. Ancora, scusate se mi dilungo, però ci tengo a, insomma, a mostrare gli utilizzi che si possono fare di queste splendide filigrane. Un altro utilizzo è per esempio come ciondolo, immaginate, anche senza pendenti, ma in questo modo. Ok, guardate che bella, e io ci metterei soltanto al centro delle pietre o dei cristalli che richiamino, insomma, i colori della catena che andiamo a utilizzare. Questa era una catena che già avevo io, ma sicuramente probabilmente sul sito ne troverete una grande quantità. Allora, passiamo quindi al dunque, andremo a realizzare i due modulini e poi vi spiegherò come realizzare questi altri due modulini e farne dei perni e poi vi mostrerò il montaggio terminato. Lungo il video vi dirò di utilizzare il filo di nylon 010 015. Ovviamente a priori mi ero dimenticata che qui dove andremo a ripassare ci sono delle rocaille
da 0,15 e quindi il filo di nylon deve essere sottile. Io utilizzo il Miyuki alla fine, color oro, ma voi ovviamente per passare almeno due volte dovete utilizzare uno 0,10 e un ago più sottile. Ci tenevo perché altrimenti poi devo fare i tagli all'interno del video. Per realizzare il nostro modulino da applicare poi sulla filigrana, aggiungere goccia ed eventualmente monachella, ci serviranno prima di tutto 4 Gem Duo per ogni modulino, poi serviranno delle 15-0, delle 8-0 e serviranno tre colori di 11-0. Queste due verdi e turchese sono della Toho, mentre queste dorate sono della Miyuki. Il modulino è semplicissimo, di facile esecuzione e si presta anche ad essere ampliato. Ed è lo stesso modulino che ho utilizzato per realizzare gli orecchini Pintadera. Quindi, quando vedrete il tutorial degli orecchini Pintadera, adesso il tutorial sarà completo perché potrete realizzare anche il modulino superiore. Passiamo subito al tutorial. Ovviamente ago della Tulip, filo Miyuki, ma per andare poi a fissare il modulino al di sopra della nostra filigrana, scusate i rumori di sottofondo, fa caldo e ho le finestre aperte, utilizzerò un filo di nylon di quelli trasparenti. Questo è l'orecchino particolare con questa filigrana ovale e niente, andiamo subito al tutorial. Cominciamo con l'inserire sul nostro ago 4 Rocaille 80 e chiudiamo a cerchio. Sono passata due volte per stringere meglio il lavoro, dopodiché esco da una 80 e inserisco una gem duo e vado nella 80 che segue. In questo modo faccio la stessa cosa anche per gli altri tre lati. Ci vediamo quindi. Ops. A giro finito. A giro finito ci ritroveremo in questo modo. Usciamo da una Gem Duo e mettiamo sul lago una Rocaille 110 del colore più chiaro, una Rocaille 110 oro ed un'altra Rocaille 110 del colore turchese ed andiamo sempre nel foro basso della Gem Duo che segue. Si verrà a creare questo picot. Fatelo anche per gli altri tre lati. A giro finito ci ritroveremo in questo modo. Ovviamente ora sembra tutto un pochino storto, però poi si andrà a raddrizzare. Ovviamente io ho messo il filo oro, che anche se si vede un pochino, con la filigrana sottostante oro non si noterà assolutamente. Ovviamente voi potete utilizzare anche un filo di un colore che si addica di più alle perline o addirittura anche uno di quelli trasparenti. A me sinceramente, vedete, a lavoro finito, insomma, si nota veramente molto molto poco. Allora, dicevamo, a questo punto usciamo dalla Rocaille color oro ed inseriamo sul lago tre Rocaille sempre 110 del colore oro e ci andiamo ad inserire nel foro alto della nostra Gem Duo. Facciamo questa operazione per tutti i lati, quindi 3 Rocaille 110 e dalla Gem Duo poi vado nella Rocaille centrale. Quindi dobbiamo fare questo lavoro anche per gli altri tre lati. A giro finito ci ritroveremo in questo modo. Adesso cosa facciamo? Rientriamo nelle tre Rocaille che seguono ed andiamo ad inserire in questa punta 5 Rocaille 150 di colore oro ed entriamo nelle tre Rocaille che seguono. Ed andremo poi qui al centro a mettere una 110 del nostro colore verdino più scuro e facciamo questa operazione, quindi 150 e Rocaille 110 qui al centro per tutto il giro. Ed ecco il nostro modulino
a giro completato. Adesso cosa facciamo? Rientriamo in tutte quante le rocaille e ci portiamo ad uscire, vedete, dalla seconda 11.0, quindi usciremo qui in questo punto e lasceremo una 11.0 color oro senza, insomma, passare attraverso di questa, ed andremo quindi a questo punto ad inserire 3 rocaille di colore turchese, salto 1, 2 e 3 perline e vado in tutte quante le perline che seguono in questo modo. Spero che sia chiaro. Quindi entrate in tutte le rocaille, uscite dalla penultima color oro, che sarebbe quindi la seconda 11.0, inserite 3 rocaille di 11.0 di colore diverso, saltate queste due ed inseritevi quindi in tutte quelle successive. Fate questo per tutto il giro. A giro finito il nostro modulino sarà così. Come vedete è molto compatto e molto stabile e si presta anche come modulo da poter ampliare per fare dei bracciali. Peccato che non abbia più gem duo, altrimenti vi avrei mostrato anche come bracciale viene molto, veramente molto carino. Il modulino ovviamente è finito e si presta anche ad essere ampliato, cioè potete inserire anche altre rocaille ed ingrandirlo leggermente. Nulla toglie che possa proporvi più in là un ampliamento di questo modulino, che è versatile proprio come modulino superiore quando si realizzano orecchini un po' più grandi. In questo caso voi ovviamente ripassate, anche se già è bello stabile, ripassate, fate un nodino poi tra le perline e poi dopo ci vediamo per cucirlo al di sopra della nostra filigrana e terminare il nostro. Ho pensato di non utilizzare il filo di nylon perché altrimenti forse non riuscireste a vedere i passaggi, quindi provo a mostrarvi i passaggi con il filo dorato, poi eventualmente, se non dovesse venire bene il video, lo rifacciamo da capo. Allora esco dalla terza 15.0 qua di punta e vedete che ho qui la scanalatura della filigrana, quindi io devo sfruttare le scanalature della filigrana, quindi passo una prima volta, vado verso la parte bassa della filigrana e risalgo e passo nuovamente nella mia rocaille 15, ovviamente dal lato opposto, e faccio questa operazione 2-3 volte, quindi ridiscendo, ops, e risalgo dall'altro lato e rientro, quindi cucio proprio la nostra, vedete, filigrana al nostro elemento. Vedete sul retro, non so se si riesce a vedere, qui c'è il nostro filo dorato. Dopodiché passo all'interno delle perline, quindi passate 2-3 volte a seconda della tipologia di filo che utilizzate, e dentro poi dovete sempre osservare la vostra filigrana, ok? Le scanalature che avete. Se utilizzate questa che ho io, potete fare nello stesso identico modo. Quindi io vado qui e faccio la stessa cosa. Esco, entro quindi da qui, vado verso il basso e fuoriesco da qui e rientro sempre nella perlina centrale del picot dal lato opposto e rifaccio la stessa cosa. Quindi vado di là, spunto da questo lato e cucio dal lato opposto. Se riesco vi mostro nuovamente. Io ho cucito questa perlina e questo è ciò che mi trovo sul retro, vedete? Quindi, dopodiché, rientro nelle perline e mi porto nella 15.0 centrale. Quindi, lavoro sempre cucendo le punte. Vedete? E farò la stessa cosa. Vado qui, vado verso il basso e rispunto dal lato opposto. Ripasso nella 15 e rifaccio la stessa cosa, entro verso il basso e risalgo dall'altro lato ed entro nella 15.0.
se avete difficoltà a passare più volte all'interno della 15.0, utilizzate l'ago più sottile, questo è abbastanza spesso. Quindi vedete che in questo modo io adesso ho dato 1, 2 e 3 punti, però la nostra filigrana, vedete, è già fissata. Ovviamente questa parte non lo è ancora, perché ho dato solo 3 punti da questo lato. Fate la stessa identica cosa sugli altri lati e la nostra filigrana non si muoverà più. E il nostro lavoro sarà completo. Ovviamente il filo lo farete sempre sparire all'interno delle perline. Quindi procedete, poi se vi va di fare qualche altro decoro ulteriore, io sinceramente ho deciso di fare il modulo più piccino proprio perché mi piace che si veda la filigrana. Quindi procedete con il cucire gli altri punti e poi procediamo ad assemblare. Se vi va potete inserire una perlina oro, ora ve lo mostro, poi dopo casomai scucio, qui all'interno. Se vi trovate una filigrana con il foro e ve lo consente, potete anche inserire una rocaille. Nel mio caso un forellino di accesso ci sarebbe e quindi provo a mostrarvelo. Aspettate, vado a prendere la rocaille perché le avevo già posate. Potreste addirittura metterci, che ne so, un piccolo punto luce, un piccolo bicono, insomma quello che vi va. Ecco qua, ho preso una rocaille oro e la sono andata ad inserire. Quindi se vi va, potete anche fare qualcosa del genere e dare un punto luce qui al centro. Ovviamente io sono entrata a cavolo e quindi riesco e vado a finire di cucire in modo, insomma, corretto la mia filigrana. Ok? Procedete con il cucire 1, 2, 3, 4, 5 ed avete finito. 4 rocaille 80 sul lago e chiudete a cerchio. Vi mostrerò ovviamente altri colori perché in realtà i miei modulini già li ho realizzati, ma tanto il risultato non cambia. Allora esco da una 80 ed inserisco due rocaille 11.0 e vado nella rocaille nella 80 successiva e faccio questo per gli altri tre lati. Praticamente eseguo il peyote. Dopodiché, fatti i miei inserimenti, uscirò bene. Qua ne ho inserita una, aspettate. Ne devo inserire un'altra. Scusatemi la fretta. Ok, quindi uscirò dalla 11.0 ed andrò a inserire un'altra 11.0 ed entrerò nella prima rocaille 11.0 tra le due 11.0. Ora dovrò andare ad inserire un'altra rocaille 11.0. Nuovamente un'altra rocaille 11.0. Quindi andremo a fare semplicemente questi inserimenti. Alla fine avremo dovuto inserire 8 rocaille 11.0. Ovviamente nel nostro modulino io ne inserivo una verde ed una oro per creare un po' di contrasto. Una volta che avremo finito tutti gli inserimenti ci ritroveremo in questo modo. Usciamo quindi da una rocaille 15.0 e in ognuno di questi spazi, cioè tra ogni 11.0 di punta, inseriremo 3 rocaille 15.0 ed il nostro modulino sarà terminato e praticamente il risultato finale sarà questo che vedete. Su ogni lato 3 15 3 15 3 15 0, e poi, come abbiamo fatto per il modulo più grande, lo andremo a cucire sulla nostra filigrana. Ovviamente io ho sfruttato gli spazi disponibili, della stessa cosa che farete anche voi se avete la stessa filigrana. Io ho cucito qui dove ci sono le 11.0, i 4 punti cardinali. Ora andiamo a vedere, ed ho cucito anche, scusatemi, una perlina qui al centro. Andiamo adesso a vedere come realizzare il nostro perno e poi a montare il tutto. Allora andiamo a prendere il nostro pernetto da incollo in acciaio, anche questi li trovate, insomma,
nel sito della BB Craft, io l'ho presi da una vecchia, insomma, collaborazione e quindi non li ho ripresi perché ne ho già una bella scorta. Ed ho preso anche la colla B7000, ce l'hanno sul sito, se non hanno questa hanno forse la B6000, non mi ricordo, comunque trovate sicuramente anche sul sito insomma una colla per bijou di questa tipologia. Io cosa faccio? Vado a mettere la colla, ne metto un po' anche sul mio elemento, insomma, giusto per stare in sicurezza e poi dopo vado a posizionarlo al centro, faccio un po' di pressione ed aspetto, centratela bene, ed aspetto che asciughi. Nel frattempo vado a prendere un pezzettino di Ultra Suede, perché ovviamente insomma preferisco mettere un po' di retro per mantenere bene il perno, ed ora cercheremo anche di dare qualche punto per stare in tutta sicurezza che il nostro perno resti perno e non si stacchi. Ho scelto di utilizzarle uno in un colore un po' scuretto, perché altrimenti a contatto poi con il lobo potrebbe insomma scurirsi o macchiarsi. Un colore chiaro, se avete la pelle ovviamente potrete scegliere anche delle copelle, però mi raccomando che non sfilacci, perché poi è brutto che resti il contorno insomma un pochino sfilacciato. Altrimenti tagliate un cerchietto perfetto con la pelle, anzi vi mostro come fare, così andiamo a colpo sicuro. Quindi ho Ultra Suede, in questo caso il taglio fatto per bene non darà problemi, invece con le copelle potrebbe essere, come dire, un po' bruttino, e quindi adesso vi mostro eventualmente con le copelle, così facciamo il lavoro completo. Ho scelto un colore giallo, giusto per stare in tema oro, e mi raccomando, tagliate un pezzetto rotondo che sia un po' più grande ovviamente del nostro perno, e ma che sia più piccolo della filigrana e che non copra insomma la lavorazione. Realizzate poi un forellino al centro, anche se qui in realtà è talmente piccolo che non si vede, comunque realizzate un forellino per andare ad adagiare il nostro pernetto. E con un accendino leggermente andiamo a passare intorno alla nostra pelle nel caso ci fossero un po', come dire, di sfilacciamenti. Mi raccomando, se la pelle è chiara procedete con attenzione per non macchiarla, ok? Ok, dopodiché prendiamo il nostro insomma pezzettino, nel frattempo il nostro elemento che si è ovviamente incollato, e passiamo dal davanti sul retro e andiamo a fare qualche punto per ancorare ancora meglio il nostro elemento. Mi raccomando, osservate bene come andate a cucire, come passate all'interno della filigrana, perché ovviamente i punti devono essere nascosti e non dovete prendere ovviamente il vostro decoro superiore, e quindi procedete in questo modo facendo più cuciture, così da assicurare, oltre che con la colla, anche con la cucitura, il nostro perno alla base in filigrana. Io procedo e ve lo mostro poi terminato. Ecco qui, abbiamo anche cucito, e come vedrete sul davanti non si vede assolutamente nulla. Prendiamo un altro po' della nostra colla, andiamo nuovamente ad adagiare un po' di colla sulla nostra base. Dopodiché prendiamo il nostro elemento in pelle, in beading foundation. Ovviamente il mio è un consiglio, perché a me indossare un orecchino così, no. Con tutti i punti di cucitura non mi piace, anche quando faccio i perni con le perline io ci devo mettere il retro, perché non mi piace assolutamente che si vedano le cuciture. È una mia fissa, però sono fatta così, non ci posso fare niente. Quindi ovviamente se la colla è poca, dopo ce ne andrò a mettere un altro pochino, e il nostro perno, vedete che dal davanti non si vede assolutamente nulla, il retro è un retro insomma pulito, sistemato. Poi ovviamente se avete un colore più adatto andrà ancora meglio, io probabilmente staccherò questo dopo e ne vado a prendere uno in Ultra Suede, non lo so. Adesso per fare il tutorial, insomma così con il giallo in pelle, si è visto benissimo direi il procedimento. Adesso andiamo a prendere i nostri anellini di congiunzione e chiodini e montiamo.
Probabilmente nel montaggio metterò la musica e il video un po' velocizzato, altrimenti diventa lungo un'eternità. Terminato il nostro orecchino con andiamo a raddrizzare un po' la goccia facendo il nodino, insomma, si è un po' incrinata. Dopo lo andiamo a sistemare ed ecco finito il nostro orecchino realizzato con le filigrane della BB Craft e cucendo due modulini al di sopra delle filigrane e realizzando con una filigrana piccola un perno al lobo cucito ed incollato. Niente, io andrò a terminare l'altro, vi mostro sempre come sarebbe ovviamente carino realizzare anche dei bracciali con tutti questi elementi, secondo me sono favolosi. E niente ragazze, se il video vi è, come dire, piaciuto e lo apprezzate, lasciatemi un like e condividete. Vi lascerò le foto degli orecchini terminati tutti e due, eventualmente anche indossati, perché secondo me un bijou va visto anche indossato. E come sempre, ragazze, buona creatività a tutte. Ciao! Ed eccoli indossati. Muovi un po'. Ok, come vedete sono molto molto carini. Grazie Marti. Eccoli Indossati anche da me. Come vedete sono grandicelli, ma insomma sono molto molto fini e secondo me portabilissimi. Fatemi sapere voi. Ciao.